Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Slimy Gamers. Torniamo sulle news di Fortnite e oggi come prima news ci sarà una news da paura. Diciamo così, da paura, perché può far paura sotto vari aspetti. L'Epic Games ha deciso che rilascerà Fortnite anche per dispositivi mobili, ciò vuol dire per Android e iOS. Il primo rilascio sarà per iOS e sarà lo stesso identico gioco che noi abbiamo su PC, PS4 e Xbox One. Uguale uguale, non solo, ci sarà anche la possibilità del crossplay con PC e PS4, non per Xbox. La Xbox viene sempre lasciata fuori da queste cose, non si sa perché, ma così succede. Il primo beta test della versione mobile ci sarà da lunedì 12 marzo, quindi molto molto vicino. È un beta test solo su invito, quindi non potremo partecipare tutti. Non so come funziona l'invito, non sono riuscita a trovare delle informazioni, le cercherò meglio. Se trovo delle informazioni ve le metto sotto in descrizione e nei commenti. In ogni caso è una grande notizia. Mi fa un po' paura perché da una parte ci saranno veramente tantissime persone che giocheranno a questo punto, perché anche chi non ha un PC o una PS4 potrà giocare. Dall'altra parte, credo che trovarsi in partita uno che gioca da smartphone potrebbe essere un po' strano, a meno che non giochi con un pad esterno con lo smartphone, perché non so quanto sia facile usare lo stesso identico gioco che abbiamo noi su PC e PS4 o su Xbox One. Non so se sia facile usarlo, ecco, su mobile con i tasti virtuali. Ovviamente con il pad sarebbe la stessa cosa. Vediamo comunque ragazzi come andrà. Intanto fatemi sapere se questa cosa vi fa piacere o meno. Come avete visto tutti, ieri è stata rilasciata la patch 3.2 e sono state introdotte delle novità. La prima novità appunto è la modalità a tempo, quindi quella che comunque resterà fino a lunedì presumibilmente. La modalità mat, appunto quella di squadre da 20, l'avete provata tutti e non so se vi piace o meno. Allora, sinceramente io non l'ho amata molto, la vedo piuttosto caotica. So che stamattina è stata rilasciata un aggiornamento 3.2.1 per risolvere alcuni bug. Non so che bug siano stati risolti, comunque scaricatelo, un aggiornamento per 400 MB. Però questa modalità non la sto amando, è molto frenetica, è una modalità veloce dove la safe si restringe molto velocemente e conviene stare tutti vicini e tutti verso il centro, perché comunque la safe converge verso il centro. Non so, fatemi sapere voi se vi piace o meno, a me non troppo, però ci sta. Sono stati cambiati anche alcuni drop, sono stati tutti completamente aumentati. Allora, i drop stessi dell'approvvigionamento, comunque quelli che vengono dall'alto, sono stati aumentati, pure la possibilità di trovare forziere e anche la possibilità di trovare casse di munizioni. Questa è una cosa buona. Un'altra cosa importante è che hanno introdotto la possibilità di ricevere l'uccisione se noi facciamo cadere qualcuno dalle strutture con la granata a impulsi, quindi con la caduta, col danno da caduta, e se facciamo cadere qualcuno dalla struttura perché gli radiamo al suolo la struttura. Questo credo che sia giusto. Poi ditemi voi quello che ne pensate. Sono stati risolti anche alcuni bug sui 60 fps, sui tracciati dell'arma e sulla corsa automatica. Con questo nuovo aggiornamento sono arrivate anche le nuove sfide settimanali. Alcune sono semplici, tipo quella di raccogliere materiali, altre sono veramente rognose, come quella di raccogliere i 7 forzieri a crocevia di Cianfrusaglie, che è un luogo piccolissimo. E se ci andiamo tutti è un problema. Io sono riuscita a raccogliere una o due casse, però per il resto, se ti prendono la cassa prima, non è tua, quella gioia non è tua. Poi c'è anche quella tremenda di uccidere qualcuno con la balestra. Io tipo la balestra l'ho usata 3 volte e la odio immensamente, però magari a voi piace e non avete problemi a uccidere qualcuno con la balestra. Con la patch sono state anche aggiunte delle animazioni sui picconi, su alcuni picconi, non su tutti. Per esempio quello alieno, sembra alieno adesso, che in realtà è spaziale, diciamolo così, ha questo movimento qua che a me fa anche un po' effetto, però
magari a voi piace, a me fa effetto. Mi piace, ma mi fa effetto. Adesso a Parco Pacifico potrete trovare un camion di gelati enorme, ma più che enorme, con tantissima vita. Infatti ha 100.000 capi di vita e ci vola una vita per distruggerlo, quindi distruggetelo in gruppo, ragazzi. È stata aggiunta anche una nuova skin nello shop, uscita proprio oggi, quindi da ieri sera a luna nello shop in Italia, la skin del motociclista, Burnout in inglese. È una skin molto figa, che costa 1.500, nemmeno più di tanto, ma nemmeno anche poco. Quindi se avete 1.500 V-Buck da farti, vi consiglio di prenderla, non è per niente male. Ovviamente insieme alla skin c'è anche la relativa ascia nuova. Guardate un po' se vi piace, ve le lascio qua in bella vista, così ve le scegliete. In ogni caso, tutte le news e tutti i link che riguardano le news ve le lascio in descrizione, così potete andare a leggere tutto l'aggiornamento della patch, anche con gli aggiornamenti di Salva il Mondo. Fatemi anche sapere se volete anche gli aggiornamenti di Salva il Mondo, perché di solito sono tanti, però io so che non siete tanti voi a giocare a Salva il Mondo. Io ci gioco, ma voi no. Quindi fatemi sapere se siete interessati ad avere anche delle news, magari una settimana, di Salva il Mondo. Detto questo, ragazzi, ci vediamo stasera in live e sabato alle 2:30 in live con gli iscritti. Un saluto a tutti da Slimmy.